Benvenuti a Esplorare i confini, una serie di puntate prodotte dal Circolo Bianchini di Fano. Si tratta di un viaggio nel passato, nel presente, con uno sguardo rivolto al futuro. Visiteremo virtualmente Pompei, parleremo di medicina oggi nel mondo, parleremo di Medioevo e di Romanticismo, di arte antica e arte contemporanea. È un'esplorazione fatta con i nostri mezzi, ma con tutto l'impegno di chi crede che la passione della ricerca, l'esplorazione della scienza, della cultura, dell'arte sia un qualcosa che arricchisce le nostre vite e soprattutto un qualcosa che deve essere aperto a tutti. Se questo progetto vi piace, vi invito a visitare il nostro sito internet e i canali social e, se credete, a sostenere la nostra attività. A nome di tutto il Circolo, vi auguro una buona visione. Buonasera a tutte le telespettatrici e telespettatori. Iniziamo questa serie di puntate televisive prodotte dal Circolo Bianchini di Fano con un ospite d'eccezione, il professor Silvio Garattini, scienziato, farmacologo, fondatore e presidente dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano. Il professor Garattini è uno scienziato che ha scritto, continua a scrivere, pagine importantissime per quella che è la storia della medicina in Italia, in Europa e nel mondo. Buonasera professore. Buonasera a voi e a tutti i telespettatori e telespettatrici. Io inizierei questo colloquio con una domanda forse un po' birichina, insomma un po' semplice, ma insomma anche complessa. Cosa è successo in Italia, nel mondo e in Italia a partire perlomeno dal gennaio del 2020? Le domande semplici sono sempre le più difficili, ma per quello che sappiamo, già a partire dall'ottobre in Cina si è sviluppato questo nuovo virus chiamato SARS-CoV-2 che probabilmente sicuramente partendo da animali si è adattato all'uomo e da allora ha cominciato a circolare. È stato preso probabilmente alla leggera, non ci si è occupati di antagonizzarne la diffusione e quindi diciamo che si è diffuso e soltanto il 15 di gennaio la Cina ha sviluppato una dichiarazione all'Organizzazione Mondiale della Sanità dicendo che c'era in circolazione questo virus. Noi sappiamo già qui in Italia che era già in circolazione in novembre, perché analisi fatte sui liquidi fognari dell'epoca hanno evidenziato la presenza di questo virus. E poi dal 15 gennaio è cominciato il problema che ha soprattutto riguardato l'Italia del Nord, per una ragione molto semplice, cioè che per molte ragioni, per la verità, uno è che abbiamo un numero di anziani molto importante. Non dimentichiamoci che l'Italia è uno dei paesi che ha il maggior numero di anziani rispetto alla popolazione. Le donne vivono fino a 85 anni mediamente, l'aspettativa di vita per i maschi è di 81 anni e quindi diciamo abbiamo. Ma abbiamo un altro problema, cioè che se guardiamo alla durata di vita sana, passiamo al 15° posto a livello mondiale. Questo vuol dire che abbiamo tanti anziani e tanti anziani in parte ammalati, con malattie croniche, e questa è naturalmente una delle ragioni per cui il virus, se attecchisce, evidentemente fa danni soprattutto in questo tipo di popolazione. Poi la Lombardia
e il nord Italia sono le regioni più industrializzate, quindi i rapporti con la Cina sono dei rapporti quotidiani, in andata e in ritorno. Poi, siccome abbiamo, per questa stessa ragione, abbiamo rapporti con tutti i paesi europei che pure hanno rapporti con la Cina, è facile immaginare che, insieme al fatto che fino a marzo non si sono prese delle decisioni fondamentali, è chiaro che c'è stato tutto il tempo per sviluppare questo problema, che ha portato a, in Italia attualmente, a oltre 36.000 morti, e certamente, anche se le cifre ufficiali ci danno determinati numeri, non c'è dubbio che i contagiati sono stati molti milioni. Quindi di molti punti superiori. Di molti punti superiori a quelle che risultano dalle analisi fatte attraverso il tampone. Quindi il fatto che le Marche, in particolare la provincia di Pesaro, sia stata una zona abbastanza duramente colpita, si può spiegare con un contatto con il nord Italia, magari per fatti anche casuali che c'è stato? Certamente ci sono molti rapporti, e quindi è facile che, se c'è un primo contagio, non dimentichiamoci che questo virus è molto strano, perché in molti casi, anzi la maggioranza dei casi, non produce sintomi, quindi non vediamo chi è affetto e contagiato dal virus se non facciamo un tampone. Quindi abbiamo in giro certamente moltissima gente che non sappiamo che è contagiata, ma se è contagiata contagia anche gli altri. Quindi questo è un po' i meccanismi con cui le cose si diffondono molto facilmente. Ma a questo punto una domanda che immagino in questo periodo le sarà stata rivolta, no, da tantissime persone, giornalisti: a che punto siamo con la ricerca di un vaccino? Cioè, soprattutto mi preme questo problema, cioè, c'è il rischio che per motivi di politica internazionale, per esempio, c'è stato anche un certo parlare del vaccino russo, no? C'è il rischio che per motivi, e non solo, per motivi internazionali ci siano degli azzardi, cioè che le fasi di sperimentazione siano velocizzate in maniera, insomma, irresponsabile, che quindi un vaccino, invece di essere un aiuto, possa essere un pericolo, no? Che esponga poi milioni di persone inconsapevolmente a un pericolo. E poi un'altra domanda che raccolgo, diciamo, da conversazioni con amici: ma se è vero che questo virus cambia continuamente, no? Muta il suo genoma, un vaccino ma può servire veramente? Oppure andiamo verso una situazione in cui sarà necessario ripeterlo ogni tot mesi, ogni anno? E rispondo subito all'ultima dicendo che il virus in realtà non cambia, questo virus a quanto pare è molto stabile. Non sappiamo ovviamente che cosa succede, nessuno può farne indovino, ma allo stato attuale, per tutto questo periodo, non ci sono stati cambiamenti importanti, ci sono delle modifiche, ma non sono modifiche sostanziali, almeno da quello che dicono tutte le analisi che sono state fatte. Ci sono più di 100 organismi che stanno cercando di produrre un vaccino, quindi è molto probabile che prima o poi un vaccino sarà disponibile. Dobbiamo però creare fiducia in questo vaccino, se ci sarà e quando ci sarà. Perché? Perché intanto abbiamo dei fatti recenti. Abbiamo visto che in 2 casi si sono fermati. Quindi vuol dire che i controlli si fanno. Sono fermati perché hanno avuto degli effetti collaterali non previsti. L'ultimo Johnson & Johnson. L'ultimo Johnson & Johnson, quello di prima era AstraZeneca. Sì. Quindi, diciamo, questo non può che generare fiducia, perché è nello stesso tempo interesse dei produttori di non creare, di non avere problemi. Poi l'accelerazione. L'accelerazione è dovuta in parte a fatti eccezionali, cioè se io sono un'industria che deve produrre un nuovo vaccino e lo faccio a mie spese, che cosa faccio? Comincio a fare un pezzettino del lavoro
poi ci ragiono su, guardo i risultati, eccetera, eccetera, cerco di spendere il meno possibile, poi ci aggiungo un altro pezzetto cercando di spendere il meno possibile. Qui invece le industrie sono state invase da denaro, si calcola che siano qualcosa intorno ai 16 miliardi di dollari che sono stati messi a disposizione. Quindi le industrie si sono trovate ad avere tutto quello che è necessario in termini economici, senza grandi rischi, per procedere il più velocemente possibile. E questo è un altro motivo, è un motivo di accelerazione che è perfettamente spiegabile. L'altro motivo di accelerazione è che abbiamo una gran quantità di contagiati, quindi non è difficile di trovare chi si sottopone al trattamento con il vaccino. Poi ci sono tutti gli aspetti burocratici. Se normalmente per dare l'autorizzazione all'inizio di un vaccino si mettono mesi e invece in questo caso, data l'urgenza, si convoca una commissione che lavora fin quando ha finito il suo lavoro, si fa più presto. E così quello che sta succedendo per l'approvazione, normalmente per l'approvazione di un farmaco ci vogliono parecchi mesi. Se invece si comincia a esaminare il dossier che è già disponibile, si fa un primo lavoro che accelera il lavoro successivo. Quindi da questo punto di vista credo che si possa essere tranquilli. Gli aspetti politici certamente ci sono, ma bisogna dire che il vaccino russo non ha possibilità di essere utilizzato in Europa. Prima di tutto perché è stato fatto per i russi, ma anche se venisse portato in Europa non potrebbe essere commercializzato perché ci vuole un'autorizzazione da parte delle autorità regolatorie che devono vedere tutta la documentazione, così anche per il vaccino cinese che è stato regalato anche in parte non può essere utilizzato perché ci vuole l'autorizzazione da parte dell'autorità regolatoria, quindi anche da questo punto di vista dobbiamo essere abbastanza tranquilli e aver fiducia che si concluda la fase 3, che è l'ultima fase. Che cosa ci dirà la fase 3? Ci dirà, primo, quale è il livello di protezione, perché non è detto che la protezione sia del 100%, può essere del 90%, può essere del 70%. Si calcola che il minimo per poter essere utilizzato è una protezione almeno del 50%. Questo è quello che si calcola. La seconda cosa che ci deve dire la fase 3 è quali sono gli effetti collaterali, perché noi somministriamo questi farmaci, questi vaccini a soggetti sani, quindi dobbiamo avere la massima sicurezza che non si producano effetti collaterali inaccettabili. E quindi questa è una seconda domanda a cui si deve dare risposta. C'è una terza domanda a cui non si darà risposta, ma bisognerà aspettare, che è quanto tempo dura l'attività del vaccino. E questo, diciamo, lo dovremo vedere soltanto nel tempo. C'è un altro fattore che è nuovo nella storia delle vaccinazioni, e cioè che per la prima volta si sta producendo il farmaco, il vaccino, prima di sapere se è attivo oppure no. Perché? Perché le risorse permettono di produrlo in centinaia di milioni di dosi. Se poi il prodotto non andrà bene, si butterà via tutto. Se andrà bene, avremo già a disposizione le prime dosi per quelli che ne hanno più bisogno. Quindi questa è anche un'altra forma di accelerazione che è determinata dal fatto di avere risorse importanti disponibili. Certo, si azzerano tempi morti, si bruciano le tappe, però sempre con il rispetto. Con il rispetto di quelle che devono essere le regole a cui, diciamo, si sta molto attenti, perché al primo accenno secondo cui ci sarebbe stata la possibilità di mettere in circolazione il vaccino prima che sia finita la fase 3, in America c'è stata la lettera di importanti e autorevoli ricercatori che hanno detto questo non si può fare.
quindi diciamo c'è un'attenzione da parte anche del mondo scientifico perché non si trovino delle scorciatoie. Ecco, bene, poi sul tema della fiducia ritornerei più avanti perché mi sembra veramente centrale in questa fase. Quindi lei può azzardare una previsione, pensa, ho sentito dire, no, che entro la fine dell'anno potrebbe forse AstraZeneca, il vaccino di Oxford. Questo è quello che hanno detto con i sé e i ma, certo. Cioè perché nessuno può prevedere perché potrebbe succedere che poi i prodotti nel loro sviluppo si arrestano per evidenze di danno o di scarsa attività. Insomma, questo fin quando non avviene non lo possiamo sapere. Certo. Ma poi c'è l'altro fronte che alcuni ritengono anche più promettente, cioè quello della terapia, no? Le cure per il Covid SARS-2. E secondo lei ce n'è una di queste che è più promettente? Per esempio, proprio 2 giorni fa mi pare che un'importante rivista inglese, il New England, ha pubblicato un articolo in cui riportava uno studio americano su Remdesivir, dicendo insomma che sta dando delle conferme insomma sulla sua positività. Diciamo che la maggior parte dei prodotti che sono stati utilizzati fino adesso non hanno sono stati somministrati un po' con la disperazione, ma non hanno risultati. Ritonavir, lopinavir, l'idrossiclorochina, tocilizumab, tutti questi farmaci in realtà. L'unico farmaco che ha dato seri risultati in una forma di studi clinici controllati ben fatti è stato un derivato del cortisone, che è il desametazone, che ha ridotto del 30% la mortalità. E questo diciamo è un dato molto importante. Il Remdesivir non mi risulta che in modo molto chiaro abbia ridotto la mortalità, ha ridotto la durata della degenza di qualche giorno e quindi è un farmaco da prendere ancora oggi un po' con le pinze, come si dice, perché non c'è. Invece lo sviluppo nuovo importante è quello che deriva dal fatto che tradizionalmente si è sempre utilizzato il plasma di soggetti convalescenti per trattare le malattie, per cui non si avevano rimedi. Allora, c'è tutto un gran numero di ricerche che si stanno sviluppando che tendono a isolare anticorpi che agiscono contro il virus da questi anticorpi che sono stati sviluppati da soggetti che hanno avuto la malattia. E questi anticorpi, se vengono sufficientemente purificati, noi li chiamiamo anticorpi monoclonali, e sono degli anticorpi che possono poi essere prodotti industrialmente, cioè non abbiamo la necessità di raccogliere, ma possono essere prodotti industrialmente e questo è un grande vantaggio. Possiamo dire che ne sono stati isolati parecchi di questi anticorpi che agiscono sul virus, che impediscono la proliferazione del virus, si stanno sviluppando e quindi vedremo. Cioè, se le cose vanno bene, questi rappresenteranno non un effetto preventivo come il vaccino, ma un effetto curativo, cioè agiranno sulla malattia e questo sarebbe un altro grande risultato. Parallelamente ci sono anche molti studi che stanno invece sviluppando farmaci antivirali, cioè prodotti che agiscono sul virus, prodotti di sintesi chimica che agiscono sul virus, piccole molecole differentemente dalle proteine. E anche qui ci sono delle speranze, vedremo. Tra l'altro lei, professore, questa è una piccola divagazione, lei ha capito il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, come è stato curato, diciamo? È stato curato da quello che hanno riportato, è stato curato con anticorpi policlonali, quindi vuol dire che sono anticorpi estratti da pazienti che hanno avuto la malattia, e poi ha ricevuto anche tante altre cose che non servono granché, ma che fanno parte un po' del folklore della medicina. Sì.
Dunque, girando per le strade, no, conversando con amici, conoscenti, mi ricordo anche proprio nei primissimi giorni dopo il lockdown, ma anche leggendo ovviamente sui social, sembra che un'opinione molto diffusa sia che i medici, le autorità sanitarie abbiano commesso molti errori nella prima fase perlomeno dell'epidemia e addirittura con questi errori, questa è l'opinione diffusa, abbiano reso particolarmente grave una situazione che a detta insomma di queste persone in fondo non era diversa da quella di tante altre epidemie di influenza, insomma per alcune persone se non si facevano questi errori in fondo si sarebbe trattato di affrontare una comune epidemia di influenza. Beh, questo non è assolutamente vero, bisogna dire che del senno di poi sono piene le fosse, quindi tutti sono bravi a dire quello che prima non si doveva fare, perché non l'hanno detto al momento in cui non si doveva fare, insomma, quindi diciamo che è indubbio che sono stati fatti degli errori per le ragioni che abbiamo detto prima. Si è stati colti alla sorpresa. Si tratta di una cosa nuova, non era conosciuta, oggi la conosciamo meglio e quindi certamente non abbiamo chiuso, non abbiamo realizzato le zone rosse tempestivamente come abbiamo fatto a Codogno. Abbiamo pensato in un primo tempo che le cose non fossero così gravi, abbiamo avuto dalla Cina l'informazione con grande ritardo e quindi certamente non avevamo un piano per affrontare il problema, questa emergenza. Non dimentichiamoci che le mascherine e tante altre cose non erano disponibili e che quindi abbiamo mandato allo sbaraglio gente, ma inclusi anche gli operatori sanitari, che poi abbiamo chiamato eroi, ma avremmo potuto evitare che morissero se ci fosse stato a disposizione. E questo, diciamo, è un problema importante che ci deve fare da lezione, cioè noi per certe situazioni abbiamo delle previsioni, abbiamo delle situazioni in cui siamo pronti. Faccio il caso dei militari, lei pensa a quante corazzate, a quanti aerei, a quanti missili, a quante bombe, a quanto personale è disponibile nel caso in cui ci sia una guerra, si può attivare rapidamente. E dobbiamo fare la stessa cosa per la salute, dovevamo avere a disposizione tutto quello che era necessario in termini di letti, di terapia intensiva, di mascherine, di ossigenatori, di tutto quello che serve, pronti a buttarlo fuori nel momento in cui ci fosse stato un bisogno. Questo non l'abbiamo fatto, ma non l'abbiamo fatto noi, non l'ha fatto anche nessuno in giro per il mondo, perché la sorpresa non ha permesso, ma questo era qualcosa che andava pensato prima, però appunto, ripeto, del senno di poi sono piene le fosse, sì, quindi è facile criticare dopo. Certo. Sì. È molto diffusa, sempre ecco, facendomi portavoce, no, appunto delle opinioni della strada, dei social, aspetto che oggi sta diventando enormemente importante, è molto diffusa anche l'opinione che il virus sia stato creato in laboratorio per i più benevoli, è stato sfuggito per errore, no? Probabilmente da un laboratorio cinese, per i più malevoli è stato proprio volutamente creato come arma biochimica e quindi arma biologica, quindi diffuso volutamente. Delle volte si sostiene che siano stati gli americani, una lobby di finanzieri paranoici americani, altre volte invece si sostiene che siano stati i cinesi. Quindi addirittura alcuni arrivano a sostenere che il vaccino sia stato creato appositamente per creare questa situazione di allarme, quindi poi produrre un vaccino con dentro delle presunte misteriose nanoparticelle che avrebbero il potere di soggiogare le persone. Io, professore, ecco, senza diciamo nulla togliere al Medioevo, che è stata un'epoca molto interessante, siamo forse all'alba di un nuovo Medioevo? Ma penso che intanto se qualcuno avesse voluto fare del male
all'umanità avrebbe certamente avuto la possibilità di trovare dei virus molto più cattivi di quello che si è sviluppato. E, diciamo, io non ho una risposta definitiva, ma posso dire quello che pensano quelli che si occupano di questo argomento, quelli che hanno studiato la natura di questo virus, ritengono che sia un passaggio a partire dal pipistrello verso un'altra specie animale che poi si è adattata all'uomo in una situazione come quella cinese di grande, come dire, mescolanza fra animali, uomini, cibo che viene mangiato anche crudo, insomma, e quindi che questa sia la ragione per cui è avvenuto questo fenomeno. È difficile pensare a questa. Comunque, insomma, il virus ha fatto dei morti, ha creato dei problemi e penso che non ci sono gli elementi per pensare che ci sia qualche mente strana che ha ideato tutto questo, insomma. Immaginare dei complotti è molto facile. Sì, oggi però poi lo sport più diffuso sembra. Chi li immagina dimostri da chi dipende, perché allora possiamo andare a fare qualcosa, ma finché si parla in astratto sono chiacchiere. Certo, il problema, io mi ricordo l'anno scorso anche con i miei studenti di quarto liceo scientifico, abbiamo analizzato proprio un video prodotto da un presunto giornalista coraggioso che sosteneva questa teoria. Il problema è che poi queste cose, questi video diffusi su internet, sui social, sono fatti in modo tale, insomma, da impressionare certo, la persona che non è troppo. E poi una idea negativa passa molto più rapidamente e tiene molto di più di una idea positiva. Basti pensare che nonostante tutto quello che si è dimostrato, c'è ancora gente che pensa che le vaccinazioni producano autismo. Per dire, insomma, come è difficile cancellare qualcosa di negativo. Sempre proseguendo su questo filone, cioè quello che colpisce oggi, cioè che mi colpisce, è un modo di esprimersi. Cioè quando si parla così tra persone comuni, magari anche a proposito di questa origine artificiale del virus, ecco, un'espressione che spesso poi viene fuori è: ma loro non te lo diranno mai, no? Mi colpisce molto questo loro, no? Come se qui ci fosse, diciamo, un potere occulto che governa il mondo, di cui, poi questa è la cosa anche che colpisce, di cui la comunità scientifica sarebbe ancella, insomma, completamente assoggettata, no? Questa è un'idea che purtroppo sembra si stia diffondendo molto. Ecco, ma c'è stato anche qualche errore da parte del mondo scientifico in questo? Ma da questo punto di vista direi di no. Cioè, non, i loro sarebbe importante sapere chi sono, perché se no è facile, si può immaginare qualsiasi cosa, ma se non si specifica è anche difficile rispondere. Ma io penso che il mondo della ricerca, anche lui deve fare le sue riflessioni, nel senso che in questa situazione ha espresso pareri molto diversi e che, diciamo, di per sé non è sbagliato, perché di fronte a una cosa che è nuova, è chiaro che i modi con cui affrontarla possono essere molto diversi, quindi non deve meravigliare se ci sono pareri diversi. Quello che invece si poteva pensare meglio è quello di avere un sistema di comunicazione un po' meno confondente. Qui dipende molto anche dalla impostazione che è stata data, perché se tutti possono parlare di tutto è chiaro che succede la confusione. A me pare che sarebbe stato molto importante
avere a livello centrale qualcuno di credibile e di competente che facesse il punto della situazione ogni giorno, ogni due giorni, ogni tre giorni, in modo da chiarire che cosa si sa e che cosa non si sa, e che quindi possa in qualche modo rassicurare su tutte le chiacchiere che succedono. Invece abbiamo assistito a una comunicazione maldestra in cui tutti parlano, dal Presidente del Consiglio ai ministri, ai sottosegretari, ai funzionari, e questo naturalmente crea. E poi se si parla, ognuno vuol far vedere che sa qualcosa di nuovo, e quindi si anticipano delle cose che magari poi non avvengono. Basti vedere la confusione che si è fatta per quanto riguarda la scuola. Ogni giorno c'erano delle informazioni, una diversa dall'altra. Allora, bastava che si seguisse molto più buonsenso, cioè che un gruppo di persone per una settimana si mettesse in un posto a studiare cosa fare e poi si dicesse un certo giorno questo è quello che faremo, anziché spezzettare ogni giorno piccoli dettagli di quello che si sarebbe fatto. E poi c'è un altro difetto, secondo me, che è molto presente a livello politico, che è quello di pensare che se si dice una cosa sia fatta. È meglio dirla quando si è sicuri che si può fare. Perché se diciamo abbiamo ordinato milioni di banchi, vabbè, dobbiamo essere sicuri che siano pronti per il giorno in cui si comincia la scuola. Perché se ci sono ancora tante scuole che non hanno ricevuto i banchi, insomma, si genera confusione, sfiducia. Non solo, si genera grande sfiducia e si genera l'idea che quello che si dice poi non corrisponde a quello che si fa. E questo è, tante volte per i politici le parole contano più dei fatti, per la gente contano i fatti. Lei, professore, no, in questo libro, di cui poi parlerò in seguito, interessantissimo, mette bene in evidenza come l'indipendenza sia stata per lei e quindi per l'Istituto Mario Negri sempre un must, cioè una stella polare su cui orientare il proprio percorso. E questo fin da quel mitico viaggio negli Stati Uniti del 1957, in cui lei racconta che conobbe una realtà nuova per l'Italia, che era quella della fondazione, cioè un'entità di ricerca svincolata dal pubblico, dalle sue lungaggini burocratiche, quindi con l'elasticità del privato, però allo stesso tempo senza fini di lucro. Quindi lei lo individuò come la formula migliore per una ricerca farmacologica veramente volta all'interesse del pubblico, e permetteva di essere liberi anche degli interessi economici delle grandi aziende. Lei del resto in numerose interviste si è dimostrato sempre attento a rilevare e anche a denunciare la pressione di multinazionali del farmaco, eccetera. Quindi com'è lo stato attuale delle cose? Lei pensa che la scienza, la ricerca nel campo farmacologico in genere sia riuscita comunque a essere libera da questi influssi? Quindi possiamo avere fiducia effettivamente che la ricerca scientifica continui ad andare come è stato, no, l'esempio del Mario Negri, anche intendo dire a più largo raggio, nella direzione del benessere comune? Ma devo dire che dal punto di vista globale non c'è l'indipendenza, perché non c'è ricerca indipendente. Proprio recentemente, pochi giorni fa, c'è uno studio fatto da gente di Harvard, del Politecnico di Zurigo, che ha raccolto le informazioni di 5 grandi organizzazioni internazionali che valutano quanto nei farmaci approvati dal 2007 al 2017 ci sia di beneficio aggiunto a quello che già esiste, e calcolano che
è meno del 30% quello che dà un reale beneficio. Quindi vuol dire che il 70% di quello che abbiamo approvato a livello dell'EMA non è niente di nuovo rispetto a quello che già esiste, ma incide però profondamente sia nel creare confusione, perché non si sa come sia, sia perché poi rappresenta un mercato che rappresenta una spesa. E questo in fondo, se si pensa a come stanno le cose e si cerca di risalire un po' più a monte, dipende fondamentalmente dalla legislazione europea. Perché cosa dice la legislazione europea per quanto riguarda i farmaci? Che un nuovo farmaco viene approvato sulla base di tre caratteristiche: qualità, efficacia e sicurezza. E questo va benissimo, è molto importante. Però qualità, efficacia e sicurezza non ci dicono quali sono queste caratteristiche rispetto a ciò che già esiste. E quindi vengono approvati prodotti che hanno qualità, efficacia e sicurezza, che possono essere meglio, ma che possono essere anche peggio di quelli che già esistono. Cambierebbe completamente la situazione, ma la lobby farmaceutica lo impedisce, se la legislazione dicesse qualità, efficacia, sicurezza e valore terapeutico aggiunto, che è quello che hanno ricercato, che ha ricercato il gruppo di cui ho parlato prima. Se ci fosse questo, non avremmo tutti i farmaci che abbiamo a disposizione, che sono, diciamo, nel nostro prontuario terapeutico più di 1000 principi attivi e più di 2500 prodotti farmaceutici, quindi che escludendo tutti quelli che sono i prodotti, diciamo, che vengono chiamati equivalenti o generici, insomma, che è una quantità di prodotti troppo elevata perché siano tutti necessari. E questo dipende molto dalla indipendenza della ricerca. In Italia non abbiamo fondamentalmente dei fondi per sostenere la ricerca indipendente, cioè ricerca che non sia quella organizzata dall'industria e realizzata poi molto spesso dagli ospedali, dall'accademia, che diventano dei semplici reclutatori di pazienti. La ricerca indipendente è quella che si costruisce il protocollo, che lo costruisce in base alle reali necessità dei pazienti, che ha due gruppi, non i trattati e il placebo, ma il nuovo farmaco e il miglior farmaco disponibile. È una ricerca che cerca la superiorità, è una ricerca che non cerca solo i benefici, ma cerca anche gli effetti collaterali, è una ricerca che guarda anche al genere, perché noi oggi condanniamo le donne ad avere dosi e trattamenti che sono state verificate soprattutto nei maschi, mentre noi sappiamo che ci sono delle differenze quando abbiamo fatto ricerche per studiare le differenze. Ma siccome la maggior parte degli studi clinici controllati non include un numero di donne sufficienti per fare una valutazione, poi diamo le stesse dosi, le durate alle donne come se fossero i maschi. Ecco, questa è la ricerca indipendente che non c'è, perché il nostro governo, come tutti i governi da parecchio tempo a questa parte, ritengono che la ricerca sia una spesa. La ricerca invece è un investimento per il futuro di un paese, è l'investimento che genera innovazione ed è l'innovazione che genera prodotti ad alto valore aggiunto. Noi in Italia siamo bravi a fare i farmaci, perché siamo bravi in chimica, produciamo farmaci che vendiamo a tutto il mondo, ma produciamo prodotti che hanno scarso valore aggiunto. Non produciamo invece nuovi farmaci, che sono quelli che hanno alto valore aggiunto.
Quindi questa è la situazione della ricerca in Italia. Maggior sostegno alla ricerca indipendente. Esatto, la ricerca indipendente, maggior sostegno, ma anche maggior sostegno alla ricerca che può collaborare con l'industria, ma essendo fondamentalmente indipendente, perché nessuno dice che non si deve collaborare con l'azienda farmaceutica, però se dobbiamo collaborare con l'industria farmaceutica dobbiamo stabilire che il protocollo lo facciamo insieme, che non rinunciamo ai nostri principi, che abbiamo il diritto di guardare a tutti i dati, se è uno studio multicentrico anche a quello fatto dagli altri, e anche al fatto che non si mantenga il segreto, ma si producano poi, si facciano le pubblicazioni e poi dopo l'industria utilizzerà i dati per le sue anche finalità. Infatti, adesso andando verso la conclusione di questa interessantissima conversazione, il suo istituto, diciamo, in certe situazioni ha anche accettato di pagare un prezzo notevole per questa indipendenza, no? Almeno sì. Un paio di episodi. Sì, abbiamo rinunciato giustamente a dei fondi di cui abbiamo molto bisogno, però se questi fondi sono un condizionamento di essere indipendenti, è chiaro che non vanno bene per noi. Come pure, questa è una nostra scelta, che non è detto che debba essere la scelta di tutti, ma non vogliamo, non facciamo domande per avere brevetti, perché proprio per essere indipendenti, perché se lo scopo diventa quello di avere i brevetti, la ricerca va orientata in determinate vie, anziché essere orientata verso la conoscenza. Se dobbiamo fare brevetti, non possiamo collaborare con tutti, perché pensano che le loro informazioni possono venire poi utilizzate. Non possiamo rivelare molte cose, non possiamo fare pubblicazioni fin quando non c'è il brevetto. E poi se abbiamo il brevetto perdiamo un po' di indipendenza, perché lo dobbiamo difendere e creiamo conflitti di interessi. Quindi diciamo, questa è la nostra scelta. Poi ognuno naturalmente è libero di fare le sue scelte, ma noi riteniamo che l'indipendenza sia un fattore fondamentale nella scienza per poter essere veramente una fonte di conoscenza, che è quello di cui abbiamo bisogno. Mario Negri si pone come un diffusore di conoscenza, c'è la scelta dell'open esatto, access. E come anche una fonte di informazione e di formazione di persone, perché qui noi possiamo dare il dottorato, possiamo ho letto che almeno 7-8 mila esatto, ricercatori, sono passati, centinaia di professori universitari. Sì, certamente, e noi siamo molto contenti che ci sia tanta gente che si forma qui e che poi fa molto meglio di quello che facciamo noi. Ben venga, questo è il compito di chi si occupa di formare della gente. Professore, ancora qualche breve domanda. L'Istituto Mario Negri nella sua storia, nella sua triplice articolazione. Ormai l'anno 21 saranno 60 anni da quando si è stabilita la fondazione. Era il 61, 1961, sì, esatto, l'apertura del testamento sì. di Mario Negri. Mario Negri è stata l'apertura nel 60 e poi è stato necessario un anno per creare la fondazione, perché allora le fondazioni erano una cosa pressoché inesistente in Italia, quindi c'era un lungo percorso prima di arrivare ad avere l'autorizzazione. In questi anni c'è una scoperta, una ricerca di cui lei è particolarmente fiero? Ma io penso che ce ne sono tante, se ne possiamo dire una sola che abbia un po' cambiato la storia della medicina, certamente è lo studio che chiamiamo GISSI, in cui abbiamo dimostrato su oltre 12.000 pazienti che un trattamento con un prodotto che elimina il coagulo nelle coronarie aumenta la sopravvivenza nell'infarto cardiaco. Questa è una scoperta che ha cambiato il volto della cardiologia. Questo ha cambiato non soltanto diciamo, la storia dell'infarto cardiaco, ma che ha anche cambiato la conoscenza, perché prima
si credeva che il fattore fondamentale dell'infarto fosse la contrazione delle coronarie, cioè non passava ossigeno al cuore perché le coronarie non permettevano il passaggio del sangue. Ma la ragione non era la contrazione, la ragione era la formazione del coagulo, per cui dando quello che scioglieva il coagulo e si è rivelato importante. E questo è stato possibile grazie a tante altre ricerche che sono state fatte. C'è stato un periodo, siamo nel 1987, in cui l'Italia era più avanti degli stessi Stati Uniti. In cui il nostro studio è stato da base per l'approvazione del farmaco a livello della Food and Drug Administration, cioè dell'organizzazione statunitense, che era l'organizzazione più difficile, insomma, per cui era più difficile per entrare. Io dico a beneficio anche del pubblico, il professor Garattini è stato, diciamo, al centro di importanti battaglie, diciamo, anche politiche sullo spreco dei farmaci durante gli anni Ottanta, poi tutta quella sequenza. Ma prima di tutto contro il fumo, perché non dimentichiamoci che quando, diciamo, io ho cominciato a occuparmi di ricerca negli anni, a partire dal 52 in università, si credeva che il fumo facesse bene e quindi, diciamo, non era facile di convincere la gente che il fumo faceva male. E io mi ricordo moltissimi dibattiti televisivi su questo problema, in cui era molto difficile far capire alla gente che il fumo era dannoso, e ancora oggi il fumo rappresenta più di 70.000 morti all'anno, insomma, quindi paghiamo caro. E questo perché, se posso dire una sola cosa che mi sta molto a cuore, è che dobbiamo cambiare la cultura del Servizio Sanitario Nazionale. Cioè, il Servizio Sanitario Nazionale si occupa di curare le malattie, che è quello che interessa al mercato della medicina. Noi dobbiamo essere interessati a evitare le malattie attraverso la prevenzione, una parola che è diventata obsoleta, perché il 70% dei tumori è evitabile, più del 50% delle malattie croniche sono evitabili. Come? Attraverso i buoni stili di vita. Quindi lei ipotizza questo, che il medico di base sia in grado anche di guidare, certo, la persona. Dovrebbe guidare tutto questo lavoro di prevenzione, che è un lavoro molto importante, che riguarda gli stili di vita e che alleggerirebbe il Servizio Sanitario Nazionale di tutta una serie di compiti che sono evitabili. E questo poi è quello che determina la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. È una cosa preziosissima. È una cosa preziosa. Che l'Istituto Mario Negri ha sempre difeso, insomma. Certo, e che la maggior parte della gente non sa quanto sia preziosa, perché siccome è cominciata nel 1978, quante sono le persone che, lei per esempio, non ha vissuto il periodo pre-Servizio Sanitario Nazionale. C'era, ma... Sì, non capivo bene cosa stava accadendo. E la maggior parte della gente in queste condizioni, io l'ho vissuto, e quindi so che cosa era per le famiglie quando le mutue non pagavano più e bisognava arrangiarsi. Chi aveva soldi andava avanti e chi non li aveva, peggio per lui. Ma d'altra parte basta guardare gli Stati Uniti per capire qual è la situazione di un paese che non ha un Servizio Sanitario Nazionale. E anche per questa pandemia, per fortuna, che c'era il Servizio Sanitario Nazionale. Okay. Professore, per concludere, vorrei farle, come all'inizio, una domanda apparentemente semplice, ma forse un po' insidiosa, in realtà complessa. Lei come vede il mondo di oggi? Verso che direzione stiamo andando? Pensa che comunque la nostra società è destinata a un'evoluzione continua, oppure sta a noi e possiamo attraversare alti e bassi anche a seconda del nostro atteggiamento? E quindi, quali sono, secondo lei, le battaglie importanti da combattere? Beh, la mia risposta è una risposta ottimistica, altrimenti non sarei qui alla mia età a parlare di questi problemi. Quindi io sono convinto che
l'evoluzione deve essere un'evoluzione nelle vie favorevoli. Noi abbiamo molte battaglie, per usare un termine guerresco, che abbiamo di fronte. Una l'abbiamo citata, che è la prevenzione. Questa è una battaglia culturale, vuol dire cambiare la mentalità. E poi, simili a questa, ci sono tanti altri aspetti importanti. Il clima. Il clima è un fattore importantissimo. E in questo il Mario Negri ha condotto degli studi importanti. Sì, noi abbiamo fatto degli studi, ma non sono soltanto i nostri studi. Quello che conta è che deve diventare un problema importante per la società, perché è lì quando cambiano le cose, quando tutta la società è convinta che è un problema importante. Quindi il clima, noi non è che il clima dipenda soltanto da noi, ma in gran parte dipende anche da noi. Quindi noi dobbiamo fare quello che possiamo per dire abbiamo fatto tutto il possibile e possiamo fare moltissimo, cambiando molte delle abitudini che abbiamo. Poi c'è l'inquinamento, che è un altro aspetto molto importante. Che incide direttamente sulla incide salute. Direttamente su di noi. Noi, come ha detto lei, abbiamo fatto degli studi, per esempio abbiamo visto che nei giorni in cui si aumentano le PM10 o le PM2,5, aumenta sottile. Il consumo di farmaci che agiscono sul sistema respiratorio, il che vuol dire che tutti gli asmatici, tutti quelli che hanno problemi respiratori, hanno un problema più importante per via dell'inquinamento. Quindi noi dobbiamo riuscire a mettere fine a questo inquinamento, dobbiamo riuscire a cambiare la mentalità che abbiamo nei confronti della plastica, per esempio, che è un altro grande problema. Insomma, ci sono tante cose che dobbiamo fare e secondo me la prevenzione, il clima, l'inquinamento, un maggiore, perché un altro punto molto importante nella storia della nostra società è l'eccesso di poveri che abbiamo presente, poveri socio-economici. E questo è un altro grande problema a cui dobbiamo porre rimedio, perché dobbiamo ridare a tutti le stesse possibilità di affermazione attraverso una scuola che sia adeguata per tutti, attraverso una scuola che sia rispettosa delle conoscenze. Cioè, i problemi sono molti e noi come ricercatori abbiamo il dovere di occuparcene e abbiamo il dovere di rendere la società, per quel che possiamo, a tutti i livelli a cui possiamo, renderla partecipe della necessità di cambiare e di cambiare il clima culturale. Proprio quindi, come ultimissima domanda, le chiederei cosa direbbe ai giovani oggi? Le chiederei di fare un breve appello ai giovani che oggi si preparano e studiano, sono sensibili a questo argomento anche come insegnante di liceo scientifico, quindi cosa direbbe quei giovani che si preparano per la loro carriera, per la loro vita? Il clima è studiate il più possibile e cercate di non essere passivi nella scuola. Siate attivi, cioè chiedete che ci siano più dibattiti, che ci siano più discussioni, che ci sia più interesse non soltanto per la storia, che è importantissima per capire ma da dove veniamo, ma che ci siano anche discussioni su dove andiamo, perché questo è quello che poi riguarda voi, non riguarda noi che siamo alla fine del nostro cammino, riguarda voi che siete in cammino. Il futuro inciderà su di voi, quindi avete il dovere di occuparvene. Quindi, professore, grazie veramente di cuore. Grazie a voi. Questa conversazione interessantissima, è stato per noi un piacere e anche, me lo lasci dire, un onore parlare con lei, perché siamo consapevoli, insomma, che il suo sforzo in questi decenni è sempre stato quello di servire il pubblico, di lavorare nell'interesse della collettività, con questa idea che la scienza deve essere al servizio
dell'umanità. Io vorrei ricordare alle telespettatrici e telespettatori che primo è possibile aiutare la ricerca del Mario Negri tramite lo strumento del 5 per 1000 o anche attraverso altre forme di donazioni. E quindi vi invito a consultare il sito dell'Istituto. Poi vi segnalo appunto, come dicevo prima, questo libro che è stato recentemente pubblicato a cura di Roberta Villa, una giornalista che ha seguito il professore, l'ha intervistato. È un libro veramente interessante perché io penso è quello di cui abbiamo bisogno oggi, cioè l'esempio di una scienza che ha il coraggio di battersi contro i tentativi di condizionarla, contro quelli che sono gli interessi strabordanti a volte del potere economico, però che nello stesso tempo ha piena fiducia nel valore della ricerca. Quindi in questo momento storico in cui invece sembra prevalere una sfiducia irrazionale o una acquiescenza senza spirito critico, io penso che quella indicata dal professor Garattini, che potete insomma trovare in questo libro, sia un messaggio veramente importante. Inoltre i proventi di questo libro sono totalmente devoluti alla ricerca dell'Istituto Mario Negri. Poi naturalmente vi segnalo anche questo libro importantissimo perché il professore si è sempre battuto, come avete anche sentito, per lo stile di vita, quindi vi consiglio anche la lettura di questo libro in cui potete trovare delle importanti indicazioni sul modo di vivere, cioè sulla prevenzione. Quindi vorrei ringraziare anche tutte le spettatrici e gli spettatori per averci seguito e augurare e dirvi arrivederci alla prossima puntata di Esplorare i confini.